sia il secondo incontro di questo triangolare pre-estivo del Crone, che vede adesso fronteggiarsi Furax, sconfitta nel primo scontro dalla Palomella per 4-0, e Sky Jumpers in un'inedita veste gialla. Alfredo Celentano verso Martinelli, scambia con Furgero, pressato da Bottino. Alfredo Celentano lunga verso Furgero, pallone appena deviato di testa da Ruiu in calcio d'angolo. Alessandro Celentano sul pallone, parte il cross irraggiungibile per i suoi. Marco Ambrò alla rimessa laterale verso Annunziata, riceve Ruiu che evita l'intervento di Martinelli ma non quello di Alessandro Celentano. Furgero recupera palla e scambia con Martinelli, ancora Furgero e Ambrò, no? Annunziata mette fuori. Furgero attaccato da Annunziata riesce a servire comunque Alessandro Celentano, costretto ad arretrare per il pressing dei gialli. Celentano, palla in out su deviazione di Annunziata. Alfredo Celentano verso Alessandro Celentano, gli Sky Jumpers recuperano e provano a lanciare Bottino, pallone troppo lungo ma comunque c'è stata deviazione, quindi rimessa laterale per gli Skies. Bottino si accentra e non trova spazio per il tiro, aspetta l'appoggio di uno dei suoi ma si gira, fa tutto da solo, lascia partire il tiro Petrone e ancora Marco Ambrò e mette dentro l'1-0 per gli Sky Jumpers. Partono bene gli Skies, ancora fuori dal match gli azzurri dell'Atletico Furax preferiscono giocarla bassa i giocatori della Furax in questa ripresa del gioco, ma non si intendono e quindi Ambrò prova a lanciare Bottino che non coglie lo spunto. Alessandro Celentano a centrocampo prova il tiro da solista che sfila al lato della porta difesa da Michele Bellame. Bottino tiene benissimo il pallone in campo, Marco Ambrò all'indietro verso Ruiu, molto arretrato rispetto alla sua solita posizione. Ambrò per Annunziata, troppo avanzato il suo passaggio. Furgero agguanta il pallone, prova il tiro, Annunziata lo scaraventa in avanti alla ricerca di Bottino che non raggiunge il pallone. Sbaglia Martinelli ma sbaglia anche Ruiu, non tiene gli occhi sul pallone, non coglie il suggerimento di Bottino e gli Sky Jumpers perdono l'occasione di portarsi al doppio vantaggio e concedono un calcio d'angolo già battuto, non nel migliore dei modi a dire il vero, dall'Atletico Furax. Bottino in possesso palla, prestato da due, riesce a girare palla verso Marco Ambrò che prova a restituirgli il pallone senza successo. Adesso Celentano per Furgero che riesce a tenere il pallone in campo, ancora Alfredo Celentano verso Furgero, Ruiu protegge la rimessa dal fondo. Bellame lunga verso Bottino che sbaglia, Furgero riceve il pallone, Alessandro Celentano e Bellame sventa il pericolo e spedisce palla in out. Rimessa azzurra, Martinelli verso Furgero, avanza, gioco di gambe ma Ruiu capisce tutto, Bottino evita l'intervento di Martinelli, Ruiu riceve palla adesso, Martinelli riesce a rubargli palla proprio in questo istante, avanza sulla fascia destra, non c'è nessuno dei suoi, quindi Annunziata riesce a interrompere l'azione. Ruiu affrontato da Furgero, scambia con Annunziata, ancora Ruiu, evita l'intervento di Alessandro Celentano, avanza ancora lui, scambia con Bottino e Martinelli mette fuori. Calcio d'angolo per gli Sky Jumpers, palla verso Ruiu, ma Celentano non si fa sorprendere. Adesso Furgero verso Alessandro Celentano sulla destra, affrontato da Annunziata e poi da Marco Ambrò, mi sta palla verso Alfredo Celentano, gioco di gambe, evita Annunziata, tiro! Finisce alla sinistra di Bellame. Rimessa dal fondo per gli Sky Jumpers. Lunga la rimessa verso Marco Ambrò che gira palla a centro campo per Bottino, il tiro di Ruiu fuori misura, si infrange sulla
rete di contenimento del campo, quindi rimessa dal fondo per la Furax. Ci sono cambi, esce Celentano ed entra Esposito per la Furax, mentre Furgero avanza da centro, trova Martinelli, tunnel di Martinelli ai danni di Bellame, ma il pallone sfila in calcio d'angolo. Verso la testa di Furgero che non aggancia, non ha la forza di colpire come si deve questo pallone. E dunque palla giocata verso Truglio, ne è entrato per gli Sky Jumpers, che ha toccato il suo primo pallone verso Ruiu. Gira ancora palla verso Truglio. Pallone ha superato la metà campo ora, tra i piedi di Marco Ambrò. Scambia con Ruiu. Alto il pressing di Martinelli che recupera palla e prova a giocarla verso Furgero. Marco Ambrò di testa. Furgero capisce tutto. Alfredo Celentano gira verso Esposito, di prima all'indietro, ancora verso Alfredo Celentano. Avanza oltre il centrocampo, tiro morbido. Ed è fondo. Ruiu è nel frattempo entrato al posto di Annunziata, Truglio, pardon. Marco Ambrò con il pallone tra i piedi affrontato da Esposito, che fa valere la sua statura. Riesce comunque Ambrò a girare palla verso Ruiu, mette fuori Martinelli. Rimessa laterale. Truglio riceve palla in questo momento e solo adesso affrontato da Furgero lascia partire un tiro. Serie di deviazioni ed Esposito per la Furax avanza palla al piede. Decide di girare indietro verso Martinelli che però era marcato e quindi non si concretizza il possesso della Furax. Di tacco no look Ambrò verso Bottino che avanza, supera due e Petrone mette in calcio d'angolo. Ruiu si prepara il tiro respinto dalla schiena di uno degli azzurri. Ruiu si gira, sceglie di girare palla alla sua sinistra verso Marco Ambrò che torna indietro da Truglio, ancora Ruiu affrontato da Esposito, evita anche Furgero ma non l'intervento di Alfredo Celentano che adesso parte sulla fascia sinistra, si porta al centro e serve Furgero che prova il passaggio verso Esposito, ma la difesa degli Sky Jumpers si salva e ottiene anche una rimessa dal fondo che dà respiro. Celentano ruba palla a Ruiu, si prepara il tiro, ribattuto ancora Celentano, pallonetto fuori dallo specchio della porta, brivido per la difesa degli Sky Jumpers. Palla giocata verso Ruiu sulla sinistra, si porta al centro, prova il tocco per Marco Ambrò che non era scattato, quindi possesso per la Furax. Cambio rimessa nel frattempo e dunque occasione offensiva per gli Sky Jumpers che non si concretizza, sbaglia il passaggio Marco Ambrò, ne approfitta Alfredo Celentano che tocca per Peppe Furgero, affrontato da Bellame che esce forse un po' troppo dai pali, Martinelli sventa il pericolo, Ruiu, ancora Furgero verso Esposito, murato da Truglio, palla all'indietro, direi Petrone a raccoglierla, la gira verso Martinelli, lunga per Esposito che non era scattato. Quindi possesso per gli Sky Jumpers. Marco Ambrò riceve in questo momento e gira palla verso Truglio. Ruiu sulla sinistra, trotterella e serve Bottino solo in avanti. Il suo tiro a giro finisce di poco alto. Rimessa dal fondo per la Furax. Che tiro? Furgero riceve. Medita sul da farsi e alla fine avanza lui oltre il centrocampo. Esposito, non ho minuto. Esposito all'indietro verso Martinelli. Retropassaggio per Celentano, gioco di gambe, ancora Esposito. Pesca Furgero che si gira, tira, traversa della Furax. Ancora Furgero! Il suo destro sfiora il secondo palo. Sfortunati in questa azione gli azzurri. Passaggio di prima di Bottino, bellissimo. Ruiu se l'allunga un po' troppo di petto. Petrone interviene e lancio lungo verso Furgero.
ma Truglio con tutta la sua altezza riesce a servire Marco Ambrò che spara alta. Esce Martinelli e rientra Alessandro Celentano, mentre esce Bottino per gli Sky Jumpers e rientra Annunziata. Esposito all'indietro per Alfredo Celentano, Annunziata di petto verso Ambrò. Celentano recupera palla e serve Alessandro Celentano, tiro di sinistro. Finisce fuori, quindi Bellame per Annunziata, fantastico con questa fascia per capelli. Alessandro Celentano interrompe l'azione. Ambrò che avanza ora sulla fascia sinistra, evita l'intervento di Celentano, ma non quello di Esposito, attentissimo, serve Alessandro Celentano in velocità, il suo tocco finisce alto. Un po' avventurosa l'uscita di Bellame. Ambrò riceve palla di prima per Ruiu, velocissimo sulla fascia sinistra e il pallone sibila vicinissimo al palo alla sinistra di Petrone. Esposito, lancio lungo, Truglio di testa per Marco Ambrò, aspetta che salgano i suoi, alla fine decide di servire Annunziata che riesce a tenere il pallone in campo e serve Ruiu che da 0 metri non sbaglia, 3-0 per gli Sky Jumpers. Ottima, ottima l'azione di Annunziata che riesce a tenere in campo un pallone davvero difficile. E il passaggio sul filo del rasoio per Ruiu. Furgero evita l'intervento e prova il tiro. Vezzoso, direi. Truglio verso Ambrò. Riceve ancora Truglio, affrontato da Celentano. Evita l'intervento di Celentano, ma non quello di Esposito. Adesso ancora Alessandro Celentano, il suo tiro deviato di schiena da Annunziata. Calcio d'angolo. Lungo verso Furgero che non si coordina a dovere, dunque rimessa dal fondo per gli Sky Jumpers, riceve Annunziata di prima ed esterno, prova a lanciare Ambrò, ma Alfredo Celentano capisce tutto, non controlla bene. Furgero ancora tocca, ne approfitta Annunziata che di testa prova a controllare questo pallone, guadagna una push già battuta verso Marco Ambrò, ma Furgero rapido recupera il pallone, adesso va in avanti ma sbaglia il tocco per Celentano e Truglio lascia partire un tiro impreciso. Rimessa laterale addirittura per la Furax, Petrone verso Celentano. Furgero che avanza, prova il tocco per Alessandro Celentano che riesce a recuperare il pallone. Gol di Alessandro Celentano, ancora lui accorcia le distanze, 3-1 per gli Sky Jumpers quando siamo al 13° minuto questo secondo scontro del triangolare di stasera. Furgero evita l'intervento degli avversari, prova il tocco per Celentano che non riesce ad arrivare sul pallone. Ambrò duella con Alfredo Celentano, serve Ruiu e avanza rapido, riceve una palla solo davanti a Petrone, si ferma, cerca lo spazio per il tiro e Esposito risolve tutto. Furgero porta la palla in out. Annunziata all'indietro per Truglio, prova il tiro molto lontano dallo specchio della porta, già battuta la rimessa dal fondo. Esposito, Furgero è scattato e Esposito prova a servirlo ma il suo passaggio è troppo arretrato. Ambrò all'indietro per Truglio, gioco di gambe e si porta il pallone sulla sinistra e poi serve Ruiu che sbaglia il tocco per Annunziata, ne approfitta Furgero. Celentano, ancora Furgero, il suo tiro deviato, respinto da Annunziata. Ancora Alessandro Celentano che duella con Ruiu. Marco Ambrò risolve tutto, recupera il pallone da terra, grande giocata. Calcio di punizione per la Furax, palla trattenuta. Probabilmente andrà al tiro diretto ma in una brutta posizione, non riusciremo ad inquadrare come si deve questa occasione per la Furax. Sul pallone Alessandro Celentano, punizione di seconda, tocca Alfredo Celentano, parte il sinistro di Alessandro Celentano che colpisce male, quindi rimessa dal fondo per
gli Sky Jumpers. Nel frattempo esce Ambrò ed entra Bottino per gli Sky Jumpers, esce Furgero e rientra Martinelli per l'Atletico Furax. Truglio, palla lunga intercettata da Martinelli verso Esposito che gira per Alessandro Celentano, troppo lungo il suo tocco, quindi rimessa laterale già battuta per gli Sky Jumpers, Truglio in possesso palla, di tacco per Ruiu, serve Bottino, evita l'intervento di Martinelli ancora una volta, molto bene, lascia partire un tiro bellissimo, respinto dalle manone di Petrone. E il tiro già annunciato nel prepartita di sforbiciata di Valerio Ruiu viene bloccato. Alessandro Celentano, il suo tentativo viene sventato da Truglio. Palla lunga, vediamo di non ucciderci ancora. Ed è rimessa laterale per gli Sky Jumpers, annunziata verso Truglio. Gira palla per Ruiu che evita Martinelli e la spara alta. Celentano, morbido per Esposito che intercetta di petto, si gira e non riesce però ad indirizzarla verso la porta, quindi rimessa dal fondo per gli Skies, corta verso Annunziata, ma la palla non è uscita dall'area, quindi da ripetere, lunga verso Ruiu che prova a servire di prima ma pasticcia col pallone. Truglio di petto addomestica il pallone, lo tiene in campo e gira verso Ruiu che riceve sulla fascia sinistra affrontato da Martinelli e Celentano, riesce a disfarsene e a servire addirittura a Bottino che di prima ancora per Ruiu non riesce ad intervenire sul pallone. Martinelli, ancora Ruiu per Bottino, si allunga un po' troppo il pallone ma tiene il possesso palla, palla sporcata da Esposito e Annunziata decide di tenerla in campo. Bottino fa velo per Ruiu, solo davanti al portiere Petrone, attento, mette fuori, si lascia sorprendere qui la difesa dell'Atletico Furax, è rimessa laterale, già battuta verso Truglio che prova ad avanzare con due degli avversari alle calcagna, Alessandro Celentano verso Alfredo Celentano, di prima ancora per lui, di petto Ruiu, Truglio, centrocampo, sinistra per Bottino, di prima interviene di testa Alfredo Celentano a mettere fuori, con calma Bellame alla rimessa verso Bottino, rientrato rapidamente dalla metà campo avversaria, Truglio, ancora Bottino, adesso molto arretrato, si porta la palla in out, Esposito verso Martinelli, tiro da centrocampo oltre la linea di fondo, quindi rimessa al fondo per gli Sky Jumpers quando inizia il 18° minuto di gioco. Palla lunga verso Ruiu, Martinelli non aggancia, Ruiu riceve, la mette a terra Bottino, Bottino di sinistro mette dentro il 4-1 per gli Sky Jumpers, gran tiro il suo. Non lo so meno. Chi ha fatto il terzo gol? Va bene. Celentano all'indietro per Florio, appena entrato, di tacco per Martinelli verso Alessandro Celentano. Esposito riceve sulla sinistra. Alessandro Celentano. Mentre mi vengono dubbi amletici sul risultato, sarà 3-1 o 4-1? Non lo sapremo fino alla fine del match, mentre il tentativo di Celentano viene bloccato da Truglio. Bottino, Florio, rapido, riesce ad avanzare e recuperare il pallone. Bottino approfitta di una sua incertezza e prova a servire Annunziata. Massimo Martinelli, dai! Palla in out, rimessa per gli Sky Jumpers. Truglio riceve, tiro, il suo tiro si infrange sull'esterno della rete. Furgero evita bene l'intervento di due avversari, prova a servire Florio, Ruiu rapido e Alessandro Celentano recupera palla verso Furgero, Florio, tiro, finisce sul fondo, esce bene Bellame, gli chiude lo specchio della porta.
Rientra Marco Ambrò ed esce Valerio Ruiu per gli Sky Jumpers. Truglio, lunga verso Annunziata, di petto, alza un pallone verso Ambrò che se la lascia rimbalzare, erroraccio il suo. Esposito, tocca palla ma Annunziata lo affronta, Esposito riesce comunque a tenere il possesso palla. Carambola e ancora lui riceve palla, riesce a servire con un bel esterno Florio, bello il suo tiro, bellissimo il tiro di Florio, deviato in calcio d'angolo da Bellame, anzi rimessa laterale. Ah no, è angolo, avevamo visto giusto all'inizio. Florio verso Furgero, pallone un po' troppo lungo, finisce in out. Marco Ambrò alla rimessa. Ambrò che scambia con Annunziata, Annunziata verso Petrone che blocca senza problemi. Esposito tiene bene il possesso palla, prova ad evitare Bottino che invece si impadronisce del pallone, gira verso Ambrò ed è rete! Ancora una rete per gli Sky Jumpers, doppietta personale questa sera per Marco Ambrò con il numero 10 e la maglia del Barcellona. Siamo quasi alla metà del ventunesimo. Alessandro Celentano respinge con i pugni Bellame, rimessa laterale per l'Atletico Furax. Furgero verso Esposito, riesce ad evitare due avversari. Celentano, Celentano chiede il taglio, riceve palla Esposito, prova a servire Furgero ma Truglio attento mette fuori e con un retropassaggio serve Bellame alla ricerca di Bottino, recupera palla solo per un attimo la Furax, Annunziata sbaglia il passaggio, ne approfitta Alessandro Celentano che evita il pressing di Annunziata e lascia partire un tiro insidiosissimo che rotola piano di poco alla destra della porta protetta da Bellame. Truglio verso Ambrò, ancora Ambrò all'indietro verso Truglio ma trova invece Esposito che scambia con Martinelli che lancia Alessandro Celentano sulla destra, si accentra, tiro Annunziata in scivolata, gli chiude lo specchio della porta. Furgero mette fuori Truglio. Furgero verso Martinelli, ancora Furgero. Furgero ancora verso Martinelli che avanza, tiro centrale, respinto da Bellame. Martinelli di testa per Esposito che addomestica il pallone e si porta, riesce ad evitare l'intervento di Truglio, il suo tiro però ancora una volta respinto da Bellame. Alessandro Celentano duella con Bottino e poi si porta il pallone in rimessa laterale. Truglio d'esterno ancora per Bottino che prova il sombrero su Martinelli che non si lascia superare, mentre Celentano scarica un sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Bellame. Rimessa corta verso Annunziata, riceve Truglio, allarga su Bottino che prova a scambiare con Marco Ambrò ma intercetta il pallone Furgero. Esposito, Celentano per Furgero, un po' troppo lunga, riesce a mettere dentro il secondo gol per la Furax. In rete Peppe Furgero, ricordiamo, con una nuova chioma bionda, molto estiva. Sta per iniziare il 24esimo minuto, a meno che non ci sia recupero. Manca un minuto alla fine del match. Ambrò fa possesso palla e prova a servire Bottino. Guadagna un calcio di punizione, batte all'indietro verso Annunziata, di prima per Truglio sulla sinistra, prova il tiro, respinto da Petrone. Alessandro Celentano per Peppe Furgero che gli restituisce palla, rapidissimo Celentano, evita! Bellame mette dentro il terzo gol del match, ottima la partita di Alessandro Celentano come sempre. Riesce ad evitare sia l'intervento di Bellame che quello di Annunziata. Nel frattempo la Furax recupera palla sul tentativo di Bottino ma non si intendono Furgero e Celentano, quindi Truglio per Ambrò. Palla giocata verso Bottino. Il suo tiro finisce in rimessa laterale mentre l'arbitro Malfitano annuncia un minuto di recupero.
per le speranze della Furax. Esposito verso Martinelli, Forgero si gira e trova la deviazione di Truglio. Forgero verso Martinelli che tira, ancora una volta Truglio mette in out. Martinelli duella con pardon. Bottino evita l'intervento di Martinelli, d'esterno becca il palo e Furgero recupera palla e avanza, scambia con Alessandro Celentano, annunziata, mette fuori, push per gli Sky, per l'Atletico Furax. Celentano verso Furgero che non riesce a mettere giù questo pallone, dunque rimessa dal fondo per gli Sky Jumper, spalla lunga verso Bottino, Martinelli capisce tutto e serve di testa Esposito che si prepara il tiro ma poi preferisce scambiare con Furgero che si accentra, chiede palla Celentano, Esposito ed è gol e finisce qui in parità lo scontro tra Sky Jumpers e Furax. Stanno per iniziare i rigori perché il secondo scontro del triangolare tra Atletico Furax e Sky Jumpers è finito con il risultato di 4-4. Inizia la serie di rigori. Furgero per la Furax e non sbaglia. 1-0. Era prendibile. Al dischetto per gli Sky Jumpers, annunziata parata, vantaggio quindi per l'Atletico Furax. Nell'ame tra i pali Martinelli alla battuta. Parte Martinelli ed è gol. Si prepara Truglio. Non sbaglia. A me mi piace da tutti io. Bravo Gerra. Ah, vuole fatta apposta, lascia stare. C'è Lentano sul dischetto. Ragazzi, dopo ci tira anche un rigore a Davide. Bottino adesso per gli Sky Jumpers che sono sotto di uno. Buona. Esposito sul dischetto, si prepara a Bellame. Momento topico. Parte Esposito ed è buona. Parte Ambrò ed è gol. Allora, andiamo, è finita. Io pure se vincere, ma ci dammi le fusti, stammi. Stanno mai, stanno facendo di tu. No, ma pure perché hanno dato tirato da Davide. No, no, senti. Adesso Petrone alla battuta per l'Atletico Furax. Scontro tra portieri e lo vince Bellame. Non so quanti anni avrà da vivere ancora Bellame, però riesce a proteggere la sua porta. Ruiu per gli Sky Jumpers sul pallone, parte e non sbaglia. Florio sul dischetto. Taglia il video. Truglio Liodanans. Florio parte centrale. Aspetta, non ho fischiato, fallo ripetere.
Bellame sul pallone. Secondo scontro fra portieri e stavolta vince Petrone. La Furax in vantaggio. Parte Furgero, per poco Bellame non lo para, ma è dentro e dunque è annunziata sul dischetto. Come Davide oggi, dai. Attraversa la rete che sotto la traversa annunziata segna. Addirittura. Martinelli di nuovo sul dischetto. Ma ero più 5 minuti per nesci nel rigore, sai? Se lo pareggio. E non sbaglia. Ma va verso il campo. Ma andiamo, faccia 5, ti devo ancora rigore. Mi sa, tiro libero. Truglio in veste da Giorginio parte e neanche stavolta sbaglia. Ma andiamo a mettere fuori all'aria. Andiamo a mettere fuori la tuccia all'aria. Alessandro Celentano sul dischetto. Parte ed è gol. Ma com'è? Come si è tagliato? Ma non parliamo di là, no? Ancora bottino sul dischetto. Palla da una parte, portiere dall'altra. Atmosfera molto distesa in campo. Con tutti i giocatori della Palumella alle mie spalle. Ma guarda, pensa che si facciamo le pizze, le offrono loro, quindi tutto a posto. Parte Esposito tra i piedi di Bellame. Ambrò sul dischetto. Parte ed è gol nonostante la deviazione di Petrone. Signori, qui citano Petrarca in campo, alto livello. Ancora terzo scontro fra portieri. Petrone parte e stavolta la mette dentro. Ruiu sul dischetto. No, sbaglio. Vabbè, la signora. Parte Ruiu. Davide. Ed è dentro. Davide. Florio sul dischetto. Ma segno pure da. Vai Davide, va. Vai Davide. Ma perché E gol! E Florio segna! Ma che mondo sulla mia? Ma come ci hanno fatto? Guarda, ma che è durato già si ricorda che ha fatto. Parte Bellame ed è gol! Tunnel anche se non si è visto. Ruiu se ne va, cosa fa? Non si è capito. Beh, ma riuscite se giù di qua, ci vediamo. Sì, sì. Aglio chi sbaglia 5 euro. Furgero. Furgero. Non sbaglia neanche Furgero, voglio stasera è nera. Facciamo viglione in Coppo Campo stasera. Ma Vittorio! Ci vedo teste votate. Sbaglia, per noi. Annunziata la battuta. Qui reclamano un errore. E non sbaglia neanche lui. Signori, veglionissimo del 9 maggio. Se aspettate un po' che cacciamo i cornetti. Voglio faccio tu video cacciato lui. Martinelli indosette, come si suol dire. Guardate nel frattempo la situazione, tutta la Palumella è schierata in campo sperando nella morte di qualcuno dei contendenti, perché questi rigori durano da 8 minuti, signori, 8 minuti di rigori. Parte Ruiu, imparabile il suo rigore. Facciamo chi segna la perda. No, è caglio. Chi segna perda? Ancora Celentano, tutte le speranze su di lui.
Finisce qui! E Bellame si uccide! Prende una pallonata in faccia, ma salva la sua forza e salva anche i suoi Sky Jumpers che vincono. No, no, mi pare che dobbiamo fare ancora. No, ancora, ancora rigori. Non finirà mai. È bottino. Ah no, altro rigore, no, qua c'è. Ci avevamo creduto, ma signori c'è un altro rigore, mi dispiace. Guarda caso, anche la maglia del Brasile come la USA 94. Quindi è di buona. Le inutili informazioni di Ruiu. La videocamera, bottino per quello che si spera sia l'ultimo rigore. Ed è dentro ed è finita! Gli Sky Jumpers si aggiudicano il secondo scontro del triangolare con Bottino. Andiamo a Berlino!